Stiamo ascoltando Pole Position, uno dei brani proposti ieri sera al Warren Club di Potenza dagli Equinox, un gruppo pugliese attivo da qualche anno ed ospite dei primi tre pomeriggi di jazz organizzati dal centro Bill Evans. Un jazz molto avanzato, allineato alle ultime tendenze di quella che negli ambienti musicali è definita il New Age. Le musiche sono di due componenti del quartetto, il chitarrista Gabriele D'Angela e il bassista Vito Di Modugno, affiancati dalla sax di Tony Semeraro e dalla batteria di Michele Di Monte. Un gruppo affiatato, maturo, spesso chiamato come complesso o da solisti ad affiancare musicisti prestigiosi italiani e stranieri. Un buon aperitivo dunque per la stagione del Bill Evans, che inizierà ufficialmente il 2 febbraio al Piccolo Teatro con un mito del jazz, il chitarrista americano Tal Farrow. Chiedo scusa per questa introduzione sul palco, io questa sera non suono. Comunque, purtroppo il microfono lì non funziona, per cui annunciamo da più il concerto di stasera, ricordandovi che martedì prossimo c'è Lello Panico. Cinque personaggi in cerca di un nome, in quanto la formazione non ha ancora nome. Diamo quindi il benvenuto a Michele Di Monte alla batteria. Guido Dilone alla chitarra. Felice Mezzina al sax. Giampaolo Chiarella al contrabbasso. E Maurizio Campo al tastiere. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
spegne più. Thank you.
questa era una composizione di Cole Porter, qui suonai staccamento. Ora suoniamo un'altra composizione di Guido, Pretty Waltz. Thank you.
Thank you.
composizione di Herbie, Dolphin Dance. Dura un vecchio standard, ma I Want to Domino. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie.